L'educazione finanziaria è stata finalmente introdotta nelle scuole. Professore Saiello, che cosa significa questo per il futuro del nostro paese? Significa in particolare coprire un buco di competenze che è molto diffuso nel nostro paese a tutti i livelli scolari. Persino coloro che studiano economia come materia curricolare hanno grandi carenze da questo punto di vista. Quindi introdurre specificamente questa disciplina, questo insegnamento, significa rispondere a un bisogno largamente diffuso ma a volte non riconosciuto per la sua importanza. Ci accorgiamo della mancanza di educazione finanziaria soltanto quando succedono scandali o ascoltiamo persone che si lamentano di essere state truffate in vario modo. Ma c'è invece un'abitudine radicata nel nostro paese a non guardare, non leggere tutto quello che sa di quantitativo e a meno che mai se sa di cose di tipo finanziario, in particolare le donne poi hanno questo problema. Ma in ogni caso è un frutto ereditato dalla cultura idealistica che però fatichiamo a coprire, in qualche modo a risolvere. Per cui questa introduzione, che peraltro devo dire dovrebbe essere molto più reclamizzata, se così posso dire, perché si tratta di un'innovazione fondamentale proprio perché ha a che fare con un presupposto culturale molto profondo e radicato nel nostro paese. L'indagine PISA dell'OCSE ha dimostrato come in Italia esista una differenza di genere anche tra gli studenti per quanto riguarda le materie economiche, eppure in ambito scientifico le ragazze perdono terreno rispetto ai compagni. Professore Saiello, quali misure potrebbero essere intraprese per portare anche l'Italia a un'uguaglianza di genere? Questo è un processo sicuramente lento e culturale, però io ci tengo a sottolineare che quando indichiamo un processo culturale non indichiamo qualcosa che ha a che fare con la genetica, con l'innatismo, si può comunque modificare. Ce lo dicono, malgrado l'esempio un po' tragico sicuramente, i paesi ad ex cultura socialista. In quei paesi non ci sono differenze di genere, significa che in 60 anni, in maniera evidentemente molto dura, quelle differenze sono state superate. Ora non vogliamo dire che vanno presi questi esempi, ma se si possono superare, magari con atteggiamenti più democratici e più lenti, noi possiamo riuscire a controllare questo fenomeno e far sì che le ragazze abbiano interesse e addirittura si approfondiscano questi aspetti, tenendo conto che le donne saranno le povere del futuro se non considerano questo aspetto, perché sono le donne più longeve degli uomini e avranno quindi più bisogno di aspetti finanziari, diciamo, collegati alle cure sanitarie o altro. Se non si curano di questo aspetto, in realtà saranno destinate a non avere una vita facile in vecchiaia. Quindi dobbiamo stimolare le ragazze a questo interesse, sapendo che è una questione culturale ma che va affrontata con una strategia nazionale. Non si tratta di fare questo o quell'intervento, che peraltro hanno già indicato notevoli progressi, perché dal PISA 2012 al 2015 noi abbiamo avuto un incremento molto deciso dal secondo al terzo posto, diciamo, della graduatoria, che non ci mette tranquilli perché siamo ai livelli bassi della graduatoria, ma questo significa che se si fanno degli interventi addirittura coordinati con una strategia di lungo respiro, noi riusciremo a controllare questo fenomeno e in qualche modo a superarlo.